Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Lo so che siamo un po' in ritardo con le potature, io lo sono e lo sono sempre. Siamo a fine aprile, da me siamo ancora in tempo per farlo al massimo per una decina di giorni, quindi tra oggi e domani lo devo fare. E mi sono rivolto a Bazar Giusto parlando di questa mia necessità, è uscita fuori questa recensione, quindi lo ringrazio per questo articolo in test. Poi ovviamente lo dovrò restituire, ma sono già contento di provarlo perché è davvero interessante. Allora, questo è un potatore telescopico a batteria 20 V della Dunsch. Io lo pronuncio così, quindi se sbaglio la pronuncia, scusatemi. A me serviva un potatore per non dover salire sulla scala. Fino allo scorso anno utilizzavo un decespugliatore che arrivava a circa 1,5 m, ma non mi allontanavo molto. Questo arriva fino a 2,20 m più l'operatore, quindi siamo intorno ai 4 metri, insomma 3,90 m, dipende dall'altezza, ed è interessante. Lo volevo a batteria perché questa è l'alimentazione del futuro. Questa è una batteria da 4 A, un 20 V, e poi vediamo un attimino l'autonomia che mi dà sul campo nella prova reale. Il peso con la batteria è di circa 4 kg, l'ho misurato, l'ho pesato, e a vuoto quindi pesa un 3,5 kg, 3,4 kg, perché la batteria sono circa 600 grammi. Viene fornita con diverse opzioni, cioè solo il corpo macchina senza batteria, oppure corpo macchina con batteria da 2 A e carica batterie, o corpo macchina con batteria da 4 A, che è questo caso, e carica batterie. Siamo intorno ai 214 € visto tutto il kit completo, quindi è un buon prezzo per essere una macchina così. Vediamo poi la sua massima estensione quando sono sul campo. Nel frattempo vediamo che qui, nel momento che questa è una lama da motosega, il principio è lo stesso, né più né meno, abbiamo il suo serbatoio dell'olio della catena, è un olio specifico, quindi se dovete acquistare questo dovete acquistare anche l'olio per catena, e vi consiglio di prendere uno di buona qualità perché alla fine la catena dura un po' di più. È possibile, premendo semplicemente due tasti qui, cambiare l'angolazione della testa di taglio. Questo è il massimo che si può angolare e sono curioso di andarla a provare direttamente sotto i miei ulivi. Piccola nota, ma ve la ripeto anche dopo, non sono un potatore, assolutamente no. Quindi non guardate la mia tecnica di potatura perché sicuramente farò degli errori, faccio quello che posso. Tra consigli e un po' da autodidatta, poi ho letto qualcosa, ma sicuramente farò degli errori. Voi concentratevi soltanto sulla prova di questo potatore telescopico. Quando prima vi dicevo di un olio di qualità, tanto è Stiga, Stiga, tanto è marchiato Stiga, e poi biodegradabile, questo è importante, molto importante perché l'olio, quando lubrifica la catena, viene perso nell'ambiente, sui rami e quant'altro, quindi che sia biodegradabile è una cosa buona, insomma. Ce ne va poco, eccolo lì, veramente poco. Bisogna tenere l'occhio poi, perché si consuma con una certa frequenza e bisogna poi rabboccare. Non bisogna mai utilizzare la lama senza l'olio suo dedicato. Per liberare la parte telescopica è semplicissimo, ci sono delle leve di fermo. Si riblocca. Ed eccolo qui. Quando si fa questo lavoro sono solo due le cose che bisogna fare. Parlo di tagli piccoli, Occhiali da lavoro, perché prendersi una di queste foglie negli occhi fa di un male, fa di un male, e guanti, guanti da lavoro. Ovviamente se bisogna tagliare poi rami molto grossi, allora a quel punto anche un caschetto, ma non è il mio caso. Allora partiamo da questo ramo qui. Lascerò quel succhione lassù come ramo principale e poi taglierò tutto quello che c'è dentro, quindi taglierò quel succhione, lascerò qualche succhione piccolo come tiralinfa e probabilmente taglierò anche questo che va verso l'interno. Adesso vediamo un po'. Come vi dicevo, non è il mio lavoro, non è il mio campo, faccio quello che posso, insomma. Taglio anche questi qua, lascio solo quello piccolino e poi la parte sotto userò le forbici con la batteria. Faccio solo notare che c'è una doppia sicurezza. Se io premo il grilletto non funziona, bisogna premere col pollice il pulsante verso la lama e poi schiacciare. Non schiaccio adesso perché ho la lama che mi tocca per terra, però questo è importante perché non ci sono poi accensioni improvvise non volute. Qui ho un ramo di un altro albero troppo vicino, mi dà fastidio, ne approfitto.
Questo anche da pulire in alto, non ci arrivavo, io la scala non la voglio usare perché, come ho detto in un altro video, spesso sono da solo e non posso rischiare di cadere e farmi male perché sennò è un problema. Ecco, la sua forma affusolata è comoda perché si infila bene fra le fronde. Tagliare quello lì. Vedete? Oh, andiamo un po' di luce. Ecco, piegato la testa. Comodo, comodo. Lo lascio. Qui togliamo tutti questi succhioni, ne lascerò solo qualcuno per tirare la linfa. Devo rifinire il taglio. È comodo perché c'è questo sperone qui che mi aiuta ad aggrappare i rami, ad afferrarli. Vedete? Questi piccolini li lascio. Qui ce n'è uno che mi va verso l'interno, lo vorrei tagliare se riesco. C'ho pure il sole contro, che fortuna, ragazzi. Già, non è un lavoro che mi piace. Dal momento che, quanto avete visto fino adesso, ero solo sotto gli ulivi, quindi ho ripreso quello che ho potuto riprendere. Ora finalmente ho l'operatore, ringrazio mia moglie, e posso fare una ripresa un pochino più curata. Non sono più sotto gli ulivi. Questo è un albero di quelli cresciuti da soli, avrei dovuto tagliarlo perché ci devo far cippato, quindi ne approfitto. Faccio vedere un attimino come funziona. Piccola nota, col primo utilizzo da chiuso tendeva a scendere. Con una brugola semplicemente si danno due giri e non si muove più. Bene, andiamo avanti. Allora, questo ramo vi faccio vedere il risultato. Ovviamente ero in una posizione comoda, quindi ho potuto regolare il taglio. Sugli ulivi, se ci sono delle fronde in mezzo, insomma, si lavora storti, il taglio non è bellissimo. Ecco perché è consigliabile fare il doppio taglio, nel senso che se devo tagliare questo ramo a questa altezza qui, c'è il rischio che se lo taglio male scorteccia, quindi lui cade e mi toglie la corteccia da sotto l'albero e lo rovina. Quindi taglio un pochino più avanti, come viene viene. A quel punto ho solo uno spezzone di ramo da tagliare, riesco a fare un taglio un pochino più dritto. Ci spostiamo su, su, su. Questa sono la sua massima altezza, sono intorno con me ai 4 metri. Ecco, vedete che ho scortecciato lassù? Avrei dovuto fare il doppio taglio. Allora abbassiamo tutto e lo taglio di netto, piano piano gli diamo una tagliata. Giusto per farvi capire, sì, forse non sono 10, saranno 6-7 cm, ma è per farvi vedere un attimino come taglia. Rifinisco il taglio, finisco di tagliarlo e buonanotte. Anzi, prima.
Ecco, qua ho faticato un po' di più, avete visto, siamo un po' al limite, vi faccio vedere, questo è il diametro che ho tagliato, lo taglio ma magari con un doppio taglio. Ok, siamo alle battute finali, ma prima vi volevo far vedere una cosa che non vi ho fatto vedere prima. Questo è un sistema di serraggio della catena con questa manopola qui, che io ho tirato bene bene bene, ecco qua, si allenta la catena, vedete? Quindi se dovesse uscire la catena è perché questo è stato regolato male. Allora, siamo giunti alle battute finali. Cosa ne penso di questo potatore? Ammetto, è il mio primo potatore a batteria, quindi la mia esperienza è quella che è, però mi è piaciuto moltissimo perché, come vi ho detto all'inizio del video, io non utilizzo la scala sotto gli alberi e con questo arrivare a 4 metri vuol dire veramente tanto per me come lavoro. Poi lasciate perdere che io non so potare, ma quello è un altro discorso. Per chi lo sa utilizzare, questo è una grande mano. Questo prodotto qui della Dunsch, io lo pronuncio così, poi voi pronunciatelo come volete, lo trovate su bazzarogiusto.it, che ringrazio, me l'ha imprestato per il test. I prezzi ve li ho detti all'inizio, ma ve li rimetto qua in sovrimpressione. C'è il codice sconto se vi interessa, codice soltanto per voi, non ci guadagno nulla, potete risparmiare qualche punto percentuale, è importante in questi tempi. Se siete alla ricerca di un prodotto semplice, funzionale, forse questo potrebbe fare al caso vostro. Allora, abbiamo lavorato tutto ieri e oggi, mi sono fatto aiutare da un mio amico che lo fa per passione ed è molto molto bravo. Ho imparato qualcosa di nuovo in questi 2 giorni. Abbiamo utilizzato molto questo potatore qui della Dunsch e lui aveva il suo svettatoio, quello manuale, il segaccio e quell'altro a pinza. Quindi ho potuto vedere da vicino che questo non sostituisce ovviamente quello a segaccio, io lo chiamo così, mi metto la foto in sovrimpressione, ma lo integra come funzionalità nei rami dove ovviamente quello non può funzionare, quindi con questo abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo tagliato rami anche di un 10-12 centimetri, anche qualcosa in più. Adesso il lavoro grosso sarà raccogliere a terra. Comunque sono molto soddisfatto di questo potatore qui, ve lo consiglio, probabilmente lo acquisterò per il prossimo anno perché mi sono trovato bene. E a batteria è vero, pesa un po' come tutti gli altri di questa categoria, siamo intorno ai 3,8 kg, 4 kg, però se non si usa in modo continuativo, quindi si alterna con gli altri attrezzi, ecco, diciamo che è uno sforzo che si può fare tranquillamente. Ecco. Bene, dai, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Chiudo il video con questa fotocamera, non ha la qualità dell'altra, mi dispiace, ma sono in mezzo al campo, ho finito proprio da pochi minuti di potare, ora dovrò raccogliere. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, volete lasciare un like, ve ne sono grato. Iscrivetevi, condividete il video se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.